Riprendiamo la linea. EIM è vetrina da sempre per la presentazione delle novità in fatto di meccanizzazione agricola e quindi ovviamente non poteva mancare in questa edizione 2021 la presentazione ufficiale di OXIR, tecnologia innovativa che sfrutta in ambito agricolo il potere igienizzante dell'ozono. Tecnologia nata dalla collaborazione di due aziende bolognesi, MET e GR Gamberini, e sostenuta dall'Unione Europea grazie al bando Horizon 2020. Del potere igienizzante, delle capacità dell'ozono ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, in particolare a Macfrut. Mancava la macchina da vedere e qui abbiamo finalmente la macchina. Allora, Luca Gamberini, titolare della GR Gamberini, l'abbiamo qui alle nostre spalle, finalmente la vediamo, voi l'avete provata, in realtà sono anni, prove sperimentali, ci avete lavorato, ce li illustri un pochino, quali sono le particolarità? Allora, innanzitutto siamo molto contenti di portare la macchina innovativa in una vetrina come EIM, che per noi è da sempre il punto di riferimento della stagione per l'incontro con i nostri clienti, concessionari, agenti e operatori del settore. La macchina è finalmente la macchina definitiva, cioè quella che arriva a valle di un percorso molto lungo, durato diversi anni di prove e test per mantenere l'ozono nella più alta concentrazione possibile, per cui quello fatto dal generatore possa effettivamente arrivare sulla pianta, e possiamo dire che è sicuramente la macchina che ha il generatore più performante del mercato ed è anche quella più efficace. È una macchina che è un pochino innovativa anche nelle sue componenti, perché ha diverse soluzioni tecnologiche d'avanguardia, a partire dal generatore di corrente che è un Pramac, quindi un'azienda molto conosciuta e molto importante del settore appunto dei generatori, il generatore di ozono della MET, che è il generatore brevettato più potente presente sul mercato, e poi tante altre soluzioni, dal serbatoio in acciaio inox, alla pompa elettrica che è indipendente dal giro del motore, quindi riesce a convogliare sempre un flusso continuo di acqua indipendentemente, come dicevamo, dai giri della macchina, e un gruppo turbina GR Gamberini, che è quello che noi utilizzavamo sui nebulizzatori a basso volume, che è stato appositamente modificato proprio per meglio integrarsi in questa macchina. Le dimensioni molto compatte, che sono proprio quelle che cercano i viticoltori e i frutticoltori. Frutticoltori, esattamente, una macchina molto corta, parliamo di meno di 3 metri di lunghezza, anche stretta perché ha una larghezza di 1,70 m, quindi perfettamente integrabile in filari di 2,20, 2,40, 2,50 e con i pannelli con ugelli indipendenti a controllo elettronico o col computer o con comando elettrico, che possono servire sia per un vigneto ma anche per un frutteto, come dicevamo, allevato, tipo pere, mele o piccoli frutti, diciamo qualsiasi alberello, diciamo così. Ecco, agricoltura 4.0 può rientrare in quelli che sono i canoni per questo tipo di finanziamento? Assolutamente, la macchina è equipaggiabile con un computer di un nostro fornitore che espone qua in fiera e che è un'azienda primaria del settore, e quindi fa parte a richiesta anche delle dotazioni di agricoltura 4.0. Ma come si fa ad avere l'ozono dentro questa macchina? Federico Ponti, titolare MET, allora questo è il cuore ozono della macchina? Questo è il cuore della macchina, ovvero il generatore di acqua ozonizzata. Qui all'interno di questo generatore c'è la parte di generazione di ossigeno puro, per cui ricaviamo ozono puro, poi viene iniettato all'interno dell'acqua attraverso il sistema Venturi e poi miscelato, perché qui è il segreto, con un sistema brevettato da noi per poter arrivare al massimo della concentrazione, cioè al plateau. Cioè esiste una saturazione fisica oltre la quale non si può andare e non la raggiungiamo. Ovviamente il livello di concentrazione che avremo dipende dalla potenza della macchina. Questa è una macchina estremamente potente, per cui arriviamo a produrre fino a 130 litri al minuto di acqua ozonizzata. A quella quantità, se la temperatura dell'acqua è inferiore ai 20 gradi ed è acqua, diciamo, buona,
si raggiungono concentrazioni di 5-6 ppm e addirittura con un sistema efficiente di distribuzione arriviamo con 4 ppm a contatto, cioè sulla coltura. Cosa estremamente importante, perché quando mi dicono non funziona l'ozono è perché in realtà viene distribuita acqua, non acqua ozonizzata, perché fra generare ozono e generare acqua ozonizzata c'è una bella differenza, perché l'importante è il sistema di miscelazione, cioè far sì che l'acqua trasportata porti ozono a contatto, perché l'ozono si miscela, cioè si annienta con tutto quello che incontra, quindi noi dobbiamo arrivare vicino alla coltura per poter bagnare bene, se bagniamo uccidiamo batteri, funghi e virus. Ecco, questa parte che è il cuore della macchina, lei l'ha estratto, ma si può anche estrarre completamente e utilizzare anche non per fare i trattamenti in frutteto o in vigneto? Esatto, per poter far sì che i tempi di ammortamento del costo della macchina, che ovviamente ha un costo importante perché ha un condensato di tecnologia estremamente elevato, abbiamo creato questo sistema per cui si può scarrellare appunto questo generatore e portarselo in azienda. Se si ha un'azienda vitivinicola si ha il maggior vantaggio, perché con questo generatore si vanno a sanificare da tutto il processo di vinificazione, bancali, torchi, presse, ai tini, alle cisterne, quindi senza usare prodotti chimici, fino agli impianti di imbottigliamento. Può essere utilizzato per esempio anche per la conservazione della frutta, per esempio per le granaglie, mi viene in mente i cereali? Nel caso di un frutteto, quando uno cioè il trattamento migliore sarebbe un attimo prima della raccolta, perché così il prodotto si conserva meglio. Se no il prodotto viene portato in azienda, viene lavato con l'acqua ozonizzata e si prolunga il tempo di conservazione in maniera naturale, senza alcun residuo. Bene, io la ringrazio e che dirvi, in bocca al lupo, so che la state già provando da anni, adesso le frontiere si riaprono, potrete tornare anche all'estero, andare anche negli Stati Uniti, quindi in bocca al lupo. Grazie, e buon lavoro. Grazie. E a questo punto da EIMA è tutto, lascio la linea a Gabriella che invece è a Imola per anticiparci cosa succederà nel mese del Baccanale. E a Imola sta per partire il Baccanale 2021, la kermesse culturale gastronomica che occupa la scena per 23 giorni interi dal 30 di ottobre fino al 21 novembre e che ogni anno viene declinato secondo un filo conduttore. Quest'anno è l'amaro. Nonostante si dica amaro come il fiele, il gusto amaro pare abbia molta attenzione nella tradizione italiana, complice forse le nostre radici popolari. Beh, devo dire che questa cosa dell'amaro mi affascina da molto tempo e mi affascina soprattutto il fatto che per gli stranieri l'amaro appartiene molto alla tradizione italiana. Se ci mettiamo a fare l'elenco dei prodotti, delle preparazioni, dalle verdure alle carni, alla birra, al caffè, al miele, all'olio, che hanno un importante retrogusto amaro, ci troviamo di fronte quasi tutta la gastronomia italiana. E questo è il fatto importante, secondo me. Dare all'amaro quello che gli appartiene, cioè riconoscere quello che tutti sappiamo, ma che nel linguaggio improvvisamente si rovescia e diventa un negativo. In questo senso partire dall'amaro per il Baccanale è stata una sfida apparentemente difficile, in realtà facilissima, perché poi quando ci ragioni sopra tutto fila liscio e lo si vede per esempio dai menù dei ristoranti che hanno proposto per questo Baccanale, tutti convincenti, tutti facili, devo dire, molto, molto più facili di quello che non sembrerebbe a prima vista. Beh, è tempo di Baccanale, quindi diciamo che c'è la voglia di riprendere attraverso la cucina, attraverso l'enogastronomia, attraverso le attività anche del territorio, quello che è la cucina. Quest'anno il tema è l'amaro e quindi adesso lo scopriremo insieme, sarà anche un'occasione per vivere questo fine anno anche proprio mettendo al centro la tavola, le tradizioni, ma anche le opportunità, tante novità, penso a qualche mostra in piazza o qualche altra occasione. Ecco, però diciamo che c'è molta attesa su questo Baccanale. Ricordiamoci tutti, in un anno veniamo da
anni insomma, un po' faticosi, soprattutto per l'enogastronomia e per la situazione diciamo, del nostro territorio, ma non solo della nostra regione, della nostra città, ma anche del paese. Ecco, quindi l'amaro serve proprio per superare questo ricordo che s'abbina, come diceva anche il professor Montanari, l'amaro è come il dolce, nel senso che si approccia molto bene alle cose. Anche i prodotti che noi mettiamo in campo, quest'anno ci sono le noci, c'è lo scalone, insomma sono tante cose che rappresentano il DNA della nostra terra. E quindi se uniamo il DNA della nostra terra alla tradizione, alla cucina, abbiamo delle ottime risposte. E poi qui è anche, diciamo, la nostra città è anche orgogliosa di avere il 2 stelle Michelin, quindi il San Domenico, che rappresenta l'alta cucina a casa, quindi anche questo è un elemento. E penso che possiamo viverlo in questi palazzi, Palazzo Tozzoni, i palazzi pubblici della città, anche stamattina come conferenza stampa siamo in municipio, però mettiamo insieme quello che è la storia della nostra comunità in un evento tradizionale che voglio ringraziare chi l'ha messo in campo, perché penso che sia una grande opportunità per il nostro territorio. 23 giorni, 42 menù a tema, 12 fuori menù, oltre 100 eventi, 2 mostre, palchi del gusto disseminati nelle 4 piazze, tutto declinato secondo l'amaro, un gusto complesso ma stimolante, dalla cucina alla cultura. Assolutamente sì, il gusto amaro, per cui quest'anno l'illustratore Paolo Veghini ha proposto questo radicchio con un puzzle. Il significato del radicchio è proprio questo, che il gusto amaro è un gusto sfaccettato, che come un puzzle va un po' costruito, va costruito nell'età, perché normalmente ai bambini piace di meno e piace più negli adulti, e va costruito nel tempo, ovviamente i gusti delle persone cambiano. I ristoranti appunto con oltre 40 proposte hanno aderito in maniera convinta insomma a questa proposta che abbiamo fatto noi di utilizzare l'amaro come filo conduttore dei loro menù. Vi invito davvero ad andare a gustare, perché solo alla lettura veramente viene voglia di andare ad assaggiare tutti. E oltre appunto a questi 40 ristoratori osterie, ci sono questi 13 fuori menù, dicevamo, che sono delle proposte che abbiamo introdotto quest'anno di birrerie, enoteche, rosticerie e bar, proposte di aperitivi piuttosto che degustazioni che non sono esattamente un menù ma appunto un fuori menù per gustare insieme insomma il centro storico in convivialità e finalmente di nuovo insieme. Mercati agricoli e cucina, ma torna anche Oli Imola e l'attesissimo banco d'assaggio dei vini. Assessore, quindi alla grande questo baccanale, assolutamente amaro solo per il gusto, ma non certo per il retrogusto. Sì, ripartiamo alla grande col banco d'assaggio, ma anche con i palchi del gusto, le piazze che saranno piene di, durante i fine settimana, nei giorni di mercato, anche di prodotti tipici del territorio, quindi dare un'opportunità al centro, ai commercianti, di recuperare quello che è la voglia di vivere e di stare all'aria aperta, che penso che sia di tutti oggi. In collaborazione con